La giornata dell'unità nazionale delle forze armate è una giornata istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale ed è festeggiata ogni 4 novembre, data dell'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti e della resa dell'impero austro-ungarico. Nel fango, nel freddo delle trincee del Carso e sul Piave si compì la vera unità d'Italia prima ancora che sui pezzi di carta. In quella forzata commistione di regioni, dialetti, ceti sociali, professioni, si realizzò il fondamento dell'unione, dell'accoglienza e dell'inclusione italiana. La guerra e le sofferenze resero tutti uguali e tutti uniti. È da questa esperienza e dalla conoscenza di quanto avvenne lì che sta la speranza per un mondo migliore, per un'Italia senza barriere e senza muri, capendo solo l'estremo sacrificio di giovani vite a difesa dell'ideale di libertà che possiamo lottare per la nostra libertà di oggi. Beh, noi vogliamo lanciare il messaggio che questa ricorrenza del centenario vuole sottolineare la realizzazione pratica dell'unità d'Italia cominciata 70 anni prima con le guerre del Risorgimento. Ma la unione vera, l'unificazione vera della popolazione si è realizzata al fronte, nelle trincee, sul Grappa, sul Piave, dove si incontrarono i vari strati sociali della nostra nazione. Il fabbro con il postino, l'avvocato con il bracciante, il calabrese con il piemontese. I legami che i ragazzi hanno fatto sotto il servizio di leva a Fano, ne sono passati tanti, sono legami insomma fortissimi che vanno oltre il tempo, oltre. Perché c'è questa si crea questa amalgama? Perché? La gioventù viene una sola volta e non si dimentica mai, ma soprattutto perché credo che sia stata un'esperienza unica, perché al di là delle possibilità di conoscenza che si possono avere attraverso i libri o i viaggi, che sono sempre episodiche, lì si conosce effettivamente profondamente l'indole dell'amico che è lì vicino, no? Certo, le difficoltà uniscono, ma quello che è bello, che la storia, appunto quella della Prima Guerra Mondiale, ci insegna che sul Piave il paese diede fondo a tutte le sue energie residue e lì praticamente realizzò la vittoria. Ma la vittoria sul campo non poteva essere realizzata se dietro, diciamo così, nel fronte interno non ci fosse stata quella solidità del paese intorno alle proprie forze armate, che ha fatto risaltare l'opera delle donne, le quali hanno sostituito gli uomini nei campi e nelle fabbriche. Donne che non hanno mai abdicato al loro ruolo primario di spose e di mogli, e quindi anche lì è un altro tassello che va a costituire il grande miracolo dell'unità d'Italia. Io credo che questo è quello che noi vogliamo sottolineare profondamente nell'iniziativa del 4 novembre. Tutti sappiamo che stiamo attraversando momenti difficili, però non dobbiamo scoraggiarci, perché nella nostra indole, possiamo dire, esiste la possibilità di reagire, di resistere e di ricostruire la riscossa.